Allora, io sto educatamente, delicatamente, per nulla coattivamente obbligando quest'uomo a provare la demo del remake di Destroy All Humans, che mi pare tu non conosci, hai giocato forse una demo di... Aspetta. Vabbè, giocato al di là del conoscerlo, è ovvio, pure io lo conoscevo, non Destroy All l'avevo... Humans fa parte del mio passato con enorme amore, senza però effettivamente averlo giocato. Cioè, nel senso, scoppiai la demo con degli amici. Di Ok, quindi probabilmente tu ti ritroverai a fare la stessa cosa oggi. cui non ho nessuna memoria. Io. Secondo me qualcosa te lo ricordi. Il ricordo che ho di Destroy All Humans fu quando uno di questi amici comprò il titolo. E avevamo già giocato comunque a GTA, bene o male, a lungo, quindi ci aspettavamo una certa forma di ridondanza di alcune intelligenze artificiali e comportamenti dei paesani, dei pedoni e così via. E invece, visto che in questo videogioco tu puoi mimetizzarti, mi pare una Sì. certa, ok? Lui stava passeggiando all'interno di una strada, mimetizzato, ha disattivato la mimetizzazione, si sono Sì. tutti cagati addosso e uno è scappato in mezzo alla strada ed è immediatamente stato investito da un camion Sì, in no, corsa. allora io ho fatto le dirette sul primo Ed gioco, infatti questo è un extra. è stato No, bellissimo, perché ero allora io ti morto. assicuro che ci sono delle scene altissime, perché non è sempre uguale. Tipo io ho sbagliato diverse volte una missione Ok. e i personaggi che apparivano in una scena non erano sempre uguali, tipo a volte erano tutti Ah, Men in Black, a volte d'accordo, erano d'accordo. soldati, Vabbè, sì, quindi è c'è. casuale, quindi ci sono delle robe Però io casuali. stavo guardando qui È che il modello è bellissimo. stupendo. Praticamente ci sono un paio di volte in cui magari passava l'auto presidenziale e investiva la gente Esatto, sì. con urla terribili. Sì. Oppure ci sono i momenti clacson che sono degli altri momenti. Io spero che ci siano nel remake. Cosa sono i momenti clacson? Sì, perché i veicoli, non importa se siano macchine, Ok. camion, carri armati, anche carri armati, se si fermano perché c'è un ostacolo, Ah, suonano e suonano. clacsonano. E quindi si crea il panico? Sì, si crea il panico, ma anche l'odio da parte tua, quindi questo fomenta il tuo desiderio Ok, di di distruggere. distruggerli. Vai, nuova Ok. partita. Questa vabbè, la mia, ho fatto la prova. Ok, questa è una cosa nuova, non c'era nell'originale. Le vicende, le parole e le immagini qui contenute potrebbero sconvolgere il cervello umano moderno, perché sono delle Questa è battute bellissima questa tremende sui cosa. Al posto di comunisti. censurare, Esatto. hanno detto, visto che siete diventati un po' strani. Fiocchi di neve. Esatto. Ma che bello che è. Hello, friends. Have you ever gazed up into the night sky and wondered at the possibility of life on other planets? What marvelous beings might exist out there, hands extended in friendship, awaiting the moment when we humans take our first tentative steps into space? What tales will be told of that glorious day when we are first contacted by our brothers from beyond the stars? Bello. One giant step On, on sì. mankind. È bellissimo. Mamma mia, che All systems go, bello. General. Four. Come on, baby, show us what you got. Poi gli altri Three. dialoghi sono ugualissimi, One. identici proprio. Two. What in the blue blazes is that? One. No, wait. Stop the countdown. Guarda che bella la grafica del remake. Ecco Roswell. Incompetent fool. I should never have sent you. What's shaking, Pox? You look a little, what's the word? Constipated. Let's just say I hope you turn out to be less of an evolutionary dead end than your predecessor. You lost me. Shall I tell you a secret? Few of our people know this.
But the DNA patterns in our cloning banks are becoming more and more degraded with each new clone. Mm. That's bad, right? Only if we want to retain our immortality through cloning. Of course it's bad! I sent Crypto-136 in search of a planet we visited many eons ago. A planet seeded with pure Furon DNA. Gomblotti! Esatto. Let me get this straight. You sent me, him, Crypto-136, to a hostile planet, and he's disappeared. Maybe captured, maybe even being tortured as we speak. Intanto vado a picchiare il gatto, eh. I bet you wouldn't. Let me tell you something, Pox. You're a smart cookie. But there's a time for thought, and there's a time for action. And this is one of those times. Which? The second one. Perhaps you're right, 137. Of course I'm right. You kidding me? A cryptosporidium captured by a bunch of monkeys? We gotta go in. We gotta crack some craniums. We gotta rescue me. Him. I gotta brains, man. When do I get to blow things up? Patience, Crypto. Patience. I take your point. Prepare the mothership. That's what I'm talking about. So, what's the name of this crummy planet? Our destination. The planet Earth. Guarderò verso la camera, così per... verso l'orizzonte della prossima scena di Solvenza. È bellissimo. È ancora, cioè, l'inizio è altissimo. Tu considera che questo è uguale all'originale. Sì, no, solo che ovviamente adesso con, appunto, con la, col graficone, capito? Ti permettono di fare le espressioni che nell'originale non ci sono. Ora, io il secondo non l'ho giocato, mi hanno detto che è meglio. Però appunto qui c'è, tra l'altro appunto hanno cambiato completamente i menu, finalmente sono molto più leggibili. Sì, cioè, hanno... prima avevi i sottotitoli sopra le scritte, non capivi niente. Abbiamo quality of life, esatto. Che belli i videogiochi. Quindi hai appunto lo skill tree, diciamo, di crypto e del discorante. Tra l'altro la cosa figa è che li puoi già vedere comunque. Vabbè, quello è il menu. Poi tra l'altro questa è una cosa che nell'originale non credo ci sia. Glamour. Sì, esatto, poi sblocchi delle statiche ma non te le fa vedere. Ah, non me comunque. Le fa vedere, tristo mietitore. Mutant. Mutant, ovviamente, questo è il crypto originale. Crypto classico, forse è la grafica. Sì, no, vedi, penso, non lo so se è la grafica, però vedi che la tuta è leggermente diversa. Potrebbe, perché però a me piacerebbe che avesse la grafica sì, vecchia. Sì, sarebbe fichissimo. Quella... No. Andiamo qua, voglio vedere, mi dici che ti fanno vedere... Sì, te li puoi già vedere potenziamenti. Ah, quindi tu hai diverse finestre che poi si aprono a percorsi, ok. Però non ti dice cosa fanno. Ah sì, invece sì, figo, puoi entrare dentro a curiosare, c'è un botto di roba. Ok. E invece lui? Questo serve per spostarsi, immagino. Ah no, no, non solo? No, assolutamente no. Disgregatore quantico. Non hai proprio delle fasi su disco volante, solo che... In realtà la prima missione è perfetta come tutorial, perché ti fa vedere tutto, ovviamente, senza farti vedere le armi avanzate. Non c'è anche c'è la sonda anale nel gioco. Si chiama sonda anale, ok. No. Mi ricordo lo sparatutto multiplayer di Turok, in cui c'era la sonda cerebrale, che non ti dico cosa facesse. Ma anche quella anale fa la stessa cosa, probabilmente però parte dal basso. Sì. Cioè... Destination Earth. Tra l'altro, infatti, lui adesso l'hanno fatto in maniera tale con la grafica che ha le parti posteriori da cui respira, i orifizi, diciamo, che si muovono animati, e ha una mezza trasparenza nella testa che ti fa intravedere quello che c'è sotto, fico, diciamo, il cervello, fico. Mentre ovviamente... No. Già io ho l'allergia a guardare questa cosa, comunque, ma... Huh.
Ecco. È esplosa. Orthobox to Cryptosporidium 137. Come in, Cryptosporidium. Crypto here. How's the view from the safety of the mothership? Very funny. Let's just say I'm glad I'm up here and you're down there. Loathsome little planet. Now, Crypto, to ensure this invasion runs smoothly, it is imperative we identify the dominant life forms on this world. Those lactating bovoids are likely candidates. Surely you don't mean those foul-smelling gas bags beyond the fence? Yes, I'm afraid I do. But they're covered in nipples. Now, Cryptosporidium! Guarda quanto è arrabbiato! Sì, lui è stressato, io stanco, un sacco di volte, svogliato. Io un sacco di volte l'ho detto, io non li ho giocati da piccola perché mi faceva paura lui. Lui fa paura da morire. Nice frame rate. È bellissimo, però ora è tutto bloccato, ovviamente devi farti proprio certo, la... Certo, certo. Ma anche il doppiaggio è una roba incredibile. Ah, che molto old school il doppiaggio. Ma è proprio uguale. Io non so se hanno rimasterizzato l'audio, non credo che l'hanno rifatto. Non lo so, perché è proprio uguale. È proprio uguale. Scansione corticale. Ah, che bello che... Bene. Primitive, yes profound. Yes profound. Allora, io devo picchiare il gatto, perché oggi ha deciso, cioè non lo fa mai, oggi ha deciso così. Perché ci sono io, esatto, a invadere il territorio? Esatto, no, ma sul serio, ti pare che scherzo. Again with the moo. I think these lactating bovoids are trying to fool us. They eat with their mouths. I think I'm going to be violently ill. Attention Earth creatures. This ecco, planet is posto. Now part of risolto, the Huron risolto. Empire. Your benevolent masters welcome you. At this time, we wish to abduct you for the purpose of scientific research. The procedure will be protracted and invasive. Do you have any objections? Earth creature, I am addressing you. Respond or be vaporized. I don't care how many stomachs you have. I don't have time for this. Si è arrabbiato. We neurons have evolved the astounding power of psychokinesis, Crypto. Target an object or creature, then lift it into the sky. Tra l'altro ci sono gli obiettivi Eddie, ci sono, usa la telecinesi per uccidere le mucche e ci sono obiettivi extra. Annega una mucca. La puoi buttare nel lago. Bellissimo. Questa cosa mi divertiva tantissimo sul gioco PS2. Là c'è il lago, lo puoi affogare. Puoi fare delle cose orribili. No, vieni, è morta. È già morta, la devi fare su... No, una volta che li molli... E niente. L'ho già comprato. Oh mio Dio, è così bello. Affogala. Cioè, poi ovviamente le... No, credo, non lo so se le puoi... Ah, te lo conta come... Sì, te le conta come morti, ok. Che brutta persona. Poverine. Curse these creatures. È il momento del lago. Stai morendo. Questo alieno ha un terribile problema con l'acqua. Esatto. E ora facciamo la... Poi sono diverse le mucchine, eh. Non sono tutte uguali. Combo. No, l'ho mancata. Però tipo, per esempio, dall'altro lato del lago c'era una sonda, che sono i collezionabili, che ti dà, oltre a darti DNA, comunque ti fanno sentire figo, capito? Poi mi ricordo che era divertente proprio ucciderle solo sbattendole in giro. Le persone le ammazzavi e facevi a pezzi. Forse con potenziamenti. Vediamo un po', eh.
c'è il mio amico lì verso il sondino. Sì. Good work, Crypto. Ha fatto un arco lunghissimo alla mocca. Mamma mia. You didn't tell me we was having barbecue for dinner? Guardalo, perfetto. Wait a minute, that ain't steak. That's holy mother. Martha, give me the shotgun. Voglio vedere Martha. This looks like a job for the Zap-O-Matic. Fry that farmer. Extract and collect the brainstem from. No, voglio vederlo da vicino. Guarda che belle che sono le cose. Sì, sì, no, nel senso che ovviamente, vabbè, il sangue è verde. Vabbè, certo. Rimasto verde perché ovvio. Fa esplodere le teste. Verde. I am not green. È un grigio cattivissimo. Ma Martha è carinissima. Quello era un mostro lui. Ok, questo era. Questo l'hai appena scoperto perché ti stai facendo uccidere, esatto, l'acqua. Esatto, esatto. Quindi d'accordo. Alcuni impatti risultano più dannosi di altri. La parola dello scudo diventa rossa quando l'energia esaurita. Raccogliendo i tronchi cerebrali, puoi accelerare la ricarica dello scudo. Anche sui veicoli. Guardali, guardali, guardali. Sì, con i veicoli se sei lo sul. Guardali, guardali. Guardali. È bello. Oh. Ah, il tuo cervello. Esatto, va. Hai il radar comunque poi... Cioè, hai il radar in basso a sinistra. Comunque, per trovare le cose. Ok, ok, ok. Cosa ho raccolto? Aspetta. Se lasci il controllo, se lasci il comando, lo molla. Ma come lo lancio? Mi sono già dimenticato. Ok, questo non era previsto, probabilmente. Lo premi, è come un elastico. Lo tieni premuto e lo molli. My property. Oh santo cielo, questa cosa sarà gloriosa. Sì, poi puoi potenziarlo a sollevare carri armati e cose incredibili. È ancora vivo, sì, ancora vivo. Ci sono le cocò, Ci sono le cocò. Ci sono le cocò. E ok, adesso lancio le cocò contro gli esseri umani. Poi c'è il potenziamento per... Ma questi sono cose proprio... Guardala, guardala! Non ha mai volato così prima! Che morte orribile. Good work, Crypto. No! Devo scoppiargli la testa! Ma sì, è stappare un tappo di sughero fondamentalmente. Sì, esatto, ma il suono è esattamente quello. Evening, Ms. Turnip Seed. We got a call from the other side of the state road. Said he heard some pretty strange noises coming from over this way. Little green spaceman! What is that? A new silo? Electrocuted him with a big old... Crypto! That human law enforcement officer is attempting an unauthorized entry of your spacecraft. If those pea-brains were to get their hands on your quantum deconstructor, they could rip a hole in the space-time continuum! Sì, vabbè, poi ovviamente non va cercata la coerenza perché ma prima non sanno frega. Che ci sono le persone e poi sa che è un agente di polizia. Sì, tra l'altro i comandi sono miglioratissimi. Ah. Lo fai apposta, quindi, cioè un tentativo di... Cioè, uccidi la moglie del contadino con un pollo, comunque. Cioè, ci riuscirai, è una sfida molto difficile. Ma certo. Devo prima trovare il pollo. Guarda. Questo è un gallo. Non è un pollo. Perché dici un gallo? Perché... Ah, no, è vero, no. No, 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 non devi colpire lui. Lo so. Devi andare alla signora. Non nell'acqua che muori. Signora? Mi sa che è scappata. No. She can. E mi sa. Nel radar non vedo esseri umani. No, è lì, è lì, eccola, lì. Guarda come scappa. Guarda come scappa, aspetta. Ho
Ok, ok. No! Aspetta! Non deve per forza essere vivo! No, non penso debba essere per forza vivo. Pollo! Oh, no, no, aspetta! Non lascia delicatamente. Aspetta, forse non è no, morta! No, è morta, è mortissima! No! No, aspetta! Poverino. 45 gradi. Crypto, my radar shows more humans approaching. Hurry to the saucer. Ma lui, vabbè, lui è la macchina, forse la puoi sollevare già? No, ci ho provato. Ah no, ancora non la puoi sollevare, ok. Non si è accorto di nulla lui. Non credo che esista lo stealth, sinceramente. Come out with your hands up. No! Volevo fulminarlo! Mi fa morire il suono. Questi giochi violenti però. Tra l'altro hanno tolto che c'era chi ha visto la mia serie su Destroyer Humans. Hanno tolto tutta la scena dell'animazione che era pallosissima in cui entravi. Ma guarda poi, vabbè, ma questo è talmente videogioco, è talmente ludico. No, che bello. Vabbè, tra l'altro brucia la terra comunque. Non... Sì, ma questa è una cosa che è troppo divertente. Questo invece... Oh, cielo, è bellissima questa cosa. Ci sono delle cocoa ancora in giro. Independence Day. Più bella mai vista all'interno di un gioco di questo tipo. Vediamo un po' se si può... No, poverini! Le cocò! No! È indistruttibile! È morta. Vediamo un po' se per caso... Cosa? Vedi, prende fuoco. Prende comunque fuoco. Sì. E, ah, guarda, il colore è... Sono gli HP? Forse? Ah no, sono già finiti gli edifici. Oh sì, siamo i combattere. Ora arriva le 6, stanno arrivando tutte. No? Siamo arrivati a 4 stelline. C'è pure la regia nelle cazzo. Ma questo Destroy All Humans è uno dei regali che ci ha fatto GTA 3. Joe McCarthy's good as gold. Joe McCarthy's good as gold. Oh great. The human military industrial complex. We can't allow them to alert their leaders to our presence. Exterminate them now. Open fire. Che bello il design che hanno usato nella Remaster Plus, cioè comunque. Perché aspetta. I hereby give you official permission to destroy all humans. Ah, perfetto. Allora. Vabbè, puoi farlo anche a distanza, quindi devi andare sopra. Ma sopra è divertente, guarda. Sì, lo puoi fare pure da davanti. Poi adesso hai il raggio sfigato, poi ovviamente sblocchi l'inferno di cose. Ah, guarda, hai visto che c'è... Hai notato che c'è un HUD a schermo senza che sia un HUD? Ma in base a quanto tempo spari... C'è il surriscaldamento del raggio? Sì. Attraverso quanto si apre il... Ah, l'UFO? Vedi, se lo superi... Poi devi... farlo raffreddare. Però a me piace fare così. Quello, deve usare il raggio traente, allora. Ho il raggio traente? Certo, il raggio adduttore lì, che fai... Come si fa? Forse te lo dice dopo. Ah, ok, infatti. Guarda che bello il mirino che brucia. Prova a premere l'R2. Questo è l'R2. Ah, no, allora L1, R1? Nulla. No, allora non ce l'hai ancora, forse. Dici che è morto? Penso di sì. Sì, è morto. Posso passarmi? Sì. Dici che posso investirlo? No. Ah. E gli alberi esplodono? Forse no. No, tu sei contro le brutte persone. Guarda.
Sì, no, sì, si brucia. Sì, cioè, sì, si brucia. Ok. Ovviamente questi sono dettagli. Andiamo, andiamo! Nei cespugli! Replenish your sausage by training. Ah, ok. Oh, scusa! Assorbimento? Non c'era sulle persone. Ah, c'è anche sulle persone? Sì, però credo che esplodano le persone. Sì. Oh, ho esploso le persone. Superb! Come si fomenta il nostro Ortopox? Cioè, in questa maniera ti ripristini. Esatto, esatto. Beh, è una meccanica di gioco interessante, perché mentre combatti decidi anche di spammare i tasti e fare boom. Poi in realtà è un modo ancora più efficace di ucciderli, perché muoiono subito se spammi il tasto. Tipo, vieni qua. Boom. No, ok, ci vuole un po', ci vuole un po'. Aveva detto, di solito tu comunque con il disco volante non attacchi le persone. Non te lo fanno usare, esatto, per le persone. Esatto. Io penso a sta cosa giocata tot anni fa. Che meraviglia. Ora io non so se è questa missione, ma comunque io i carri armati me li ricordo molto più bastardi. Ma questo è il tutorial. No, i tagli armati sparano uguale in tutto il gioco, in teoria. Poi non so qui se l'hanno cambiato, però me li ricordo molto più infami. Ah. Io comunque penso che sia più facile, anche solo per i comandi che ti hanno impostato e sono molto più pratici. Attenzione. Sulla terra bruciata, tra l'altro, ovvio, che hai fatto tu. Did you see what I saw? You bet your sweet ass I did. What did you see? Little green man in a flying saucer wiping out the best infantry unit in the US Army. Right, good. Me too. Green? Not gray? Don't be a stiff. You know what it means? Absolutely. What? It means the papers got it right for once. Get on the horn to Silhouette. We've got the worst case scenario. Quindi loro non hanno mai insabbiato nulla. I don't believe it. Believe it. Roswell was only the beginning. The invasion is on. Mm. 90% perché non ho ucciso la moglie. Esatto. Ah, tra l'altro, questi unlock sono del vabbè, tutorial, no, sì, vabbè, che hai sbloccato, sì, i propulsori, il raggio della morte, la matrice. Mentre poi nel laboratorio di Pox è sbloccato dei potenziamenti, che però in realtà ne puoi prendere pochissimi perché la... Hai poco DNA. Sì, però in realtà se tu ti... Ora, questi sono i momenti altissimi in cui ti inventano le peggio cazzate. Certo. Abuso, tra le accuse di abuso di bovini. Vabbè. Cioè, tra l'altro sono scritti. Esatto, esatto. Cioè, cosa che nell'originale non potevi leggere, ovviamente. C'è l'articolo qui. Vabbè, ovviamente qua c'è il bellissimo, ce lo guardiamo, così ci tornano. Ah, perché è finita la demo? Sì. Che cattivi. È solo la prima missione, sì. È bellissimo, cioè, davvero. Ma perché poi si apre e diventa un GTA a tutti gli effetti? No, sono sempre missioni con mappe aperte. Ah, sono missioni singole, quindi, ok. Prova in città. Sì, beh, pure nell'area 42. Ecco, questa è una definizione perfetta di sandbox. Che cos'era? Spoiler incredibile. Bello. Un predecessore di Just Cause, fondamentalmente. Oh man, now I'm gonna get my suit dirty. Ora non ti contento. 28 luglio. Merita un sacco, merita un sacco. Che poi tra l'altro questo è il genere di lavoro che comunque, rispetto a quello che può essere la pubblicità dei AAA e così via, e non esiste, cioè appare e scompare, quindi secondo me spero che venda quel poco che basta per poter far venire una certa voglia perlomeno a qualcuno di pensare forse non potremmo fare non solo un remake, perché la formula funziona. Ecco, ora io ti ho
fatto, ti ho indotto, ti ho Sì. Per fatto il lavaggio del cervello, ti ho... far cosa? Niente, nulla, Niente. nulla. Vai, vai, adesso vai, vai a lavorare, rifletti su quello che hai visto Esatto. e prendi, trai le tue conclusioni. Allora, io ringrazio il buon Sbeku che per nulla costretto si è proposto, in maniera totalmente spontanea, a giocare Te l'ho alla demo chiesto con noi. io, sono venuto qua. Esatto, mi ha supplicato perché lui non ha un PC abbastanza potente, perché noi eravamo su PC qui, comunque, era la versione PC e la demo era solo su Ah, PC. ecco perché il framerate è buono. Ah, vabbè, si dubito fortemente che su PS4 sia così. Però vabbè, dunque, io... Potrebbe farcela la console. Sì, potrebbe farcela, ma non vedo perché sforzarsi, visto Esatto. che... Vabbè. Allora, io vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio lo Sbeku e noi ci sentiamo, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!